Prendete un pugile che deve salire sul ring e combattere in un match d'avvicinamento a un titolo importante, come per il Perugia lo è la vittoria del campionato. Poi fatelo combattere per 6 riprese, durante le quali si trova sotto in cassapugni da tutte le parti. Ma alla settima, sovvertendo un verdetto già scontato, sferra il colpo risolutore, quello che manda a KO l'avversario e lo fa vincere. È solo una metafora, ma forse calza abbastanza per descrivere la settimana che ha preceduto la trasferta di Chieti, dove il Grifo, pur soffrendo, ha conquistato l'ottava vittoria in trasferta. Certo, in campo il Perugia non è sembrato quello di qualche settimana fa ed è facile intuire che oltre alle motivazioni di carattere tecnico e fisico abbia influito anche il terremoto societario. Però il Perugia ha la pelle dura, tanto da tenere il massimo con il minimo, un solo vero tiro in porta, e cioè quello del gol, a cui aggiungere anche la giornata no di Clemente Caccioli, se vogliamo i punti fermi della squadra. Certo, Clemente ci mette lo zampino anche questa volta, entrando nell'azione decisiva, anche se la differenza la fanno Zanchi e Tozzi Borsoi, il primo con una discesa delle sue condita però da un assist finalmente perfetto, e il secondo con la freddezza del bomber che si trova al posto giusto nel momento giusto. È il colpo risolutore dunque, perché il Chieti, che male non aveva iniziato, rimane stordito per una bella mezz'ora come un pugile al tappeto che stenta a rialzarsi. Intorno al 36esimo una fiammata, ma più per le indecisioni di Giordano prima e Caccioli poi, che però rimedia l'erroraccio su Gammone, immolandosi sul destro a botta sicura di Berardino, mentre sulla punizione di Lacarra, 3 minuti dopo, è Tozzi Borsoi a metterci una pezza e a togliere dai guai Giordano. Il Chieti ci prova anche nella ripresa, soprattutto quando il suo tecnico, Silvio Palucci, getta nella mischia Anastasi, un lungagnone da 1,90 che per qualche minuto fa traballare un Perugia sempre più arroccato dietro, dato che davanti è buio pesto. Al 64esimo è bella la sua girata al volo, ma è un po' troppo alta, mentre al 67esimo Gammone si ritrova solo in area di rigore e ha tutto il tempo di servire Migliorini, che però un difensore calcia di conseguenza. Gammone sulla sinistra gode un po' di libertà di troppo, ma il Chieti non ne approfitta e anche al 70esimo spreca. Nel finale, però, anche gli abruzzesi non ne hanno più, soprattutto perché scema la verve dei suoi uomini migliori, Amadio, Gammone e Fiore. L'ultimo brivido lo fa venire a Caccioli, con il secondo errore della sua giornata, ma Giordano è bravo a rimediare, inducendo Anastasia a un'evidente simulazione. Alla fine il Perugia vince, dunque, senza rubare nulla, ma anche con il minimo indispensabile. In una giornata in cui hanno vinto tutte, e dopo una settimana come questa, è una non novità che fa notizia. Una vittoria che per me vale doppio, sì, è stata una settimana non semplice per tante ragioni, però i ragazzi hanno lavorato bene, l'ho detto prima io della partita, e questo va a merito loro che si stanno dimostrando dei professionisti esemplari. E credo anche che abbiamo vinto su un campo molto difficile, perché l'avversario è di quelli migliori organizzati, che ha fatto i punti in casa, che ha perso solo una partita in casa con la Neapolis tanto tempo fa, quindi penso abbiamo fatto una piccola impresa oggi. Ringrazio ancora una volta i ragazzi per questa soddisfazione che ci hanno dato. Domenica abbiamo un'occasione importante, perché arriva un avversario tosto per noi, perché abbiamo visto che facciamo grossa fatica con squadre che si difendono solo, come il Melfi probabilmente, non so, immagino di no, ma lo spirito sarà quello. È un'occasione perché una delle nostre concorrenti riposa, quindi per poter allungare in classifica almeno psicologicamente.